A Sport Against Violence con Jenny Tin. Mi raccontate un po' come nasce la vostra associazione e soprattutto di cosa vi occupate. Allora, Genitin, l'associazione dei genitori della terapia intensiva neonatale del Policlinico Gemelli di Roma, è un'associazione che nasce nel 2003 per volontà di un gruppo di genitori che appunto ha vissuto questa esperienza drammatica di vedere i propri bambini nati prematuramente in una culletta di una terapia intensiva dell'ospedale. Per pochi giorni, per mesi, i bambini nati prematuri oggi possono essere nascere da 24-25 settimane fino a 32-33 settimane, definirsi così prematuri. Questa associazione nasce proprio per aiutare questi bambini, ma soprattutto i genitori. Si parla spesso di bambini, ma non si parla mai poi del dramma che questi genitori vivono, perché chiamati a diventare genitori anche loro troppo presto rispetto alla genitorialità cosiddetta normale. Oggi noi siamo qui perché noi stiamo promuovendo un progetto, i bimbi di Genitin corrono per il nido di Davide, perché Genitin Onlus promuove, oltre che la ricerca scientifica, anche una casa di accoglienza e un appartamento che noi appunto vogliamo ristrutturare con i fondi che stiamo raccogliendo con questo progetto. È un progetto che si affida alla rete del dono come crowdfunding, e per raccogliere questi fondi noi facciamo correre i nostri bambini normodotati e anche disabili su una bicicletta speciale, una bicicletta che Alessandro e Fabio, che sono appunto nostri papà Genitin, hanno cosiddetto realizzato idealmente, poi l'hanno fatta fabbricare proprio per realizzare queste corse. Abbiamo partecipato alla Maratona di Roma con il piccolo Luca da Quanno l'anno scorso, quest'anno alla Roma Ostia col piccolo Riccardo, e poi domani saremo alla Race for the Cure con la piccola Elsa. Su www.genitin.it si possono trovare tutte le informazioni, e appunto sulla rete del dono si possono donare questi fondi per la ristrutturazione del nostro appartamento, che adesso è piccolo, molte famiglie vengono da fuori Roma e hanno bisogno naturalmente di più spazio, quindi ristrutturarlo vuol dire proprio aumentare la capienza dei genitori. Qui abbiamo anche Gabriel con la sua famiglia, i cui genitori sono stati ospitati nell'appartamento per tanti mesi, e come Gabriel, che ha sofferto tanto, i suoi genitori idem, adesso è qui e corre con noi questa staffetta alle Terme di Caracalla, ci sono tanti altri bambini che vorrebbero farlo, che oggi sono ancora in teen e che speriamo domani possano essere qui con noi. Io so che c'è un supereroe, anzi un Superman proprio, che corre, no? Superman solo vestito, però in realtà... Lo è davvero. Ti ho visto correre prima, insomma, è stato molto bravo. Diciamo che in queste giornate siamo noi che ringraziamo i bambini, perché ci permettono veramente di realizzare il nostro sogno di correre con loro, e penso che anche oggi hanno reso migliore questa manifestazione. L'importanza di condividere giornate così e anche dello sport proprio, no? Quanto è importante per i bambini, per i genitori? Ma lo sport per i nostri bambini è importantissimo, anche per l'integrazione, proprio per la loro salute, perché i bambini disabili devono fare sport tutti i giorni a livello di terapia, ma anche insomma per divertirsi, quindi il connubio è fantastico, poi si divertono tanto e noi siamo felicissimi. Da dire che si parla poco di prematurità, diciamolo, no? E è un tema ancora tanto tabù, se forse possiamo dirlo. Questa associazione permette anche di conoscere un tema così delicato, un po' vivere la terapia intensiva neonatale è un'esperienza unica al mondo, e raccontarla lo è ancora di più. E quando la si racconta, sia perché è andata bene, sia perché non è andata bene, è molto coraggioso, ma non lo si fa per se stessi, ma lo si fa per gli altri. E oggi, come sappiamo, ci sono ancora tanti bambini in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma, e non solo. Quindi noi vogliamo dirlo, siamo qui per loro e per i loro genitori, perché non abbiano paura di contattarci, ma anche di uscire fuori dalla loro drammaticità, perché l'amore vince sopra ogni cosa e insieme ce la si può fare. Cosa mi volete raccontare voi invece, sia dell'associazione che dell'esperienza? Hai già corso?
Sì, fatto... papà di Luca. Papà di Luca, abbiamo fatto la maratona l'anno scorso. No, e mentre parlavamo, cioè, avevo osservato, c'era un bimbo, Riccardo, che ha fatto la Roma Ostia con noi quest'anno, si è sentito tanto, stava facendo di tutto per salire, lui ha già fatto la sua frazione di mezz'ora e faceva di tutto per risalire su questa bicicletta. E quello spingeva e poi voleva salire. Poi voleva salire, sì. Io vedo quanto è capitata un'altra gara che abbiamo fatto l'anno scorso in Ciociaria. Durante questa gara abbiamo incontrato un bimbo su una sedia a rotelle e uno dei nostri runner si è fermato e l'ha letteralmente rubato dalle mani della mamma. Inizialmente la mamma non voleva, il bambino pure era preoccupato, poi dopo i primi chilometri si è divertito da morire. E questo è quello che ci piace fare, insomma, farli divertire. Eccomi. La sua esperienza, certo. L'esperienza non corro, dall'aspetto fisico si vede, insomma. Però. Perché no? Perché no? Voglio dire, mai dire mai. Però ho una bimba prematura, la mia terza figlia, e lei tra un po' correrà la sua frazione di mezz'ora, anche il mio secondo figlio, e questi folli amici ci hanno veramente catturato il cuore, perché è un'esperienza appunto molto, molto forte quella della prematurità. La mia bimba è nata di 27 settimane, ha perso la sorella gemella e insomma era molto piccola, ha fatto mesi di terapia intensiva e questo progetto sportivo ci ha uniti ancora di più, insomma. Quindi appena possiamo ci siamo forti e ci rafforziamo ancora di più. Comunque diciamo che queste cose sono terapeutiche anche per noi genitori, sì, perché i genitori si incontrano, parlano, parliamo dei bambini, di quello che hanno vissuto e quindi ci aiutiamo a vicenda, anche solo con dei consigli e va benissimo. Va bene, grazie a voi. Grazie.